sì alle panchine, ma servono più controlli. Dopo le nuove installazioni in via Litorania, abbiamo ascoltato i primi commenti dei cittadini ai microfoni di TV City. La voce è unanime. Ben vengano le nuove iniziative con la sistemazione dell'arredo urbano, ma chiediamo più ordine, più pulizia e più sicurezza. Nuove panchine lungo tutta la Litorania, cosa ne pensate? Le panchine sono bellissime, sono fatte bene, però l'ordine di sera non c'è nessuno che guarda queste cose e ci sono i vattoli che vanno a romperle. Vi aspettate qualche altro investimento sulla Litorania da parte del comune? Non ci aspettiamo un po' di ordine in più, come pulizia delle strade, come spazzature e cose varie. Poi d'inverno siamo abbandonati di tutti. Però c'era un po' più di accortenza. Quindi un po' più di sicurezza, un po' più di controlli lungo tutta la Litorania, diciamo. Quello che manca è questo, l'accortenza. Ci sono delle persone che fanno loro pena, per non dire un'altra cosa. Quindi un po' di responsabilità anche dei cittadini. Certo. La prima cosa è quella che manca. Nuove panchine sulla Litorania, cosa ne pensate? Le panchine in se stesse vanno bene, però posizionate male e non sono antinfortunistiche, in quanto quella fioriera centrale, per la pendenza che c'ha, non c'è neanche un foro di uscita, pertanto se viene a piovere le piante che saranno dentro affogheranno nell'acqua, perché non hanno sgrunto di acqua. Quindi lei pensa che dovevano lavorare un po' più sulla sicurezza? Sulla sicurezza molto, perché se due persone vanno vicino a quella panchina la possono buttare a terra con molta facilità, perché non ci sono sostegni di fissaggio. Oltre alle panchine si aspetta qualche altro investimento da parte del comune sulla Litorania? Investimenti, bisogna fare investimenti capillari già partendo da lontano, non dall'estate, soprattutto le aiuole che ci stanno questi alberi dentro. Quindi partendo anche da un piano del diserbo. Aiuole abbandonate, non protette, non recintate, all'uso dei cani e dei gatti. Piante messe nuove, senza irrigazione, senza un minimo di protezione laterale. Per cui il progetto va guardato da lontano e non da adesso che è estate. E più controlli soprattutto. Controlli per quanto riguarda la pubblica sicurezza a livello comunale, dai vigili urbani, perché c'è incultura purtroppo in questo paese e bisogna abituare la gente ad essere educata in tutti i sensi.